E quindi siamo veramente molto volentieri, non mi dilungo oltre. L'aspettativa, la speranza di tutti è che finalmente c'è la possibilità di ambire a quei risultati che la città si merita, la squadra c'è, siete giovani, bravi, volenterosi, quindi ripeto in bocca al lupo quello che ho fatto formalmente alla presentazione, in questo caso la faccio anche da tifoso perché ripeto il cuore da questa parte. Orgogliosissimo, insieme a Antonio abbiamo voluto portarvi tra un pensierino e Antonio ci ha fatto, perché lui scrive poesie, ci ha fatto anche una piccola rima, vero? Che è un testo, un libro dove parla del direttore d'orchestra, uno per il mister, lo diamo qua, e uno per il presidente, di Domingo, Placido Domingo, perché è 40 anni, 40esimo anno, quindi dalla prima volta alla seconda volta della sua presenza qui a Verona, dunque è un legame molto forte. Dunque ve le regalo augurandovi, come dice Antonio, perché questa è il pensiero di Antonio, che ci trova sicuramente lì, che l'anno prossimo sia un anno da un do di petto da parte del Verona, perché possa veramente ottenere un grandissimo, grandissimo risultato, in bocca al lupo per magari per arrivare veramente diversi. Questo per il Presidente, e l'ultima cosa, vediamo per questo, l'ultima cosa, un caro saluto a Nero Monato, che è un mio compagno di classe dai tempi di cui frequentavamo, magari il superiore, di questo risultato, veramente un po' di tempo non lo vedo, spero di trovarlo quanto prima. In bocca al lupo. Stai riprendendo tutto. Due ti fiani bello. Adesso vedevo quanto stai bello, Tiziani. Lo scatto dell'assessore Padovani però mi stupisce. Veloce però è meglio. Sai che adesso?